Allora, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati e abbiamo descritto il problema dell'equilibrio elastico, poi abbiamo affrontato il problema dell'equilibrio elastico per un solido molto particolare che era la trave. D'accordo? La trave l'abbiamo poi studiata, abbiamo trovato la soluzione considerando una sollecitazione alla volta, dicendo poi ovviamente se ci sono due sollecitazioni o tutte quante le sollecitazioni contemporaneamente basta fare la sovrapposizione degli effetti. Allora in questo modo abbiamo risolto almeno un problema dell'equilibrio elastico in maniera completa, cioè sulla trave noi se abbiamo tutti i dati possiamo calcolare lo stato di tensione, deformazione, di spostamenti. Okay? Naturalmente ricordiamoci un attimino le equazioni che governavano il problema dell'equilibrio elastico. Le equazioni che governavano il problema dell'equilibrio elastico erano le seguenti. Le riscriviamo sempre, naturalmente le rivediamo ogni tanto, sono quelle di congruenza, la deformazione è uguale alla parte simmetrica del gradiente degli spostamenti. Quelle di equilibrio, la divergenza del tensore e delle tensioni più e le forze di massa deve essere uguale a 0 e le gambe ossidico sigma è uguale a C di epsilon. Questo ovviamente tutte quante in ordine. Poi ovviamente abbiamo anche le condizioni al contorno, le possiamo anche riscrivere. U è uguale a un cappello su du omega. E sigma n è uguale a p su def. Ok, ci siamo, questa è la equazione. Qual era la caratteristica di questa equazione, la caratteristica fondamentale di queste equazioni? Uno, la prima caratteristica è che noi abbiamo detto che le deformazioni sono fornite da questa operazione in funzione del campo degli spostamenti, e queste deformazioni però le potevamo chiamare che erano realmente delle deformazioni qualora noi immaginavamo che il gradiente degli spostamenti fosse infinitesimo, d'accordo? Il che significava automaticamente che stavamo pensando che la deformazione fosse infinitesima e anche gli spostamenti fossero piccoli nei confronti di una lunghezza caratteristica del nostro oggetto, del corpo. Quindi siamo nell'ambito di spostamenti infinitesimi, deformazioni infinitesime. Questa cosa si è rispecchiata anche in questa ulteriore equazione qua, questa qua di equilibrio della divergenza di sigma, perché noi abbiamo scritto le equazioni di equilibrio nella configurazione iniziale, cioè questa equazione vale in omega, cioè nella configurazione iniziale del nostro oggetto, bene? Non è che abbiamo scritto l'equazione di equilibrio nella configurazione deformata. Per capire, faccio un esempietto. Cioè, immaginiamo di prendere questa trave soggetta a questa forza qui, F. Va bene? Se vogliamo sapere quanto vale il momento flettente in corrispondenza di questa sezione, noi cosa facciamo? Facciamo F per L. Se L è la luce della trave. Se questa è L, la lunghezza della trave, qui il momento flettente sarà meno F per L, è negativo perché diventa il rifugio di trave. In realtà abbiamo pensato che la trave, calcoliamo le sollecitazioni pensando che la trave è indeformabile, no? L'abbiamo cioè calcolata nella sua configurazione iniziale. In realtà quello che magari potrà succedere è che se prendiamo questa trave soggetta a questa forza, per effetto di questa presenza della forza la trave si deformerà. Io adesso esagero nella deformazione e che ne so, andrà a finire qui in maniera tale che la sollecitazione che nasce in corrispondenza di questa sezione non è F per L ma è qualcosa di un po' meno di L, come vedete anche dalla figura, come potete immaginare, quindi noi abbiamo sempre pensato di scrivere le equazioni di equilibrio che ci davano le caratteristiche della sollecitazione nella configurazione iniziale indeformata. Questa perché? Perché possiamo, abbiamo fatto questa cosa? Perché siamo sempre sotto l'ipotesi che le deformazioni sono infinitesimi, gli spostamenti sono molto piccoli, quindi sono trascurabili.
e quindi possiamo descrivere l'equazione di equilibrio anche in questo caso nella configurazione senza accorgerci della presenza di questi spostamenti. Bene. Ancora abbiamo preso questo legame costitutivo. Bene. Questo legame costitutivo ci dà una relazione lineare tra tensione e deformazione. Beh, anche questo naturalmente voglio dire, è un caso particolare. Bene. E vale entro certi limiti. Bene. È proprio di questo problema qui che volevamo oggi parlare un attimo, cioè almeno cercare di capire fino a quando l'equazione di questo tipo di equazione può valere, oppure non possiamo pensare che possa più valere, cioè fino a che il materiale realmente ha un comportamento lineare, e da quando il materiale non è più lineare che cosa accade, che cosa può accadere. Bene. Abbiamo già visto, diciamo, durante proprio l'introduzione del legame costitutivo, del modello di legame costitutivo, abbiamo già visto come si comporta un materiale. Normalmente noi pensiamo più o meno sempre a un materiale metallico da provare, no? E come si comporta un materiale soggetto ad una prova di tipo monoassiale. Abbiamo già descritta questa prova, l'avete anche descritta in altri corsi. Ma sostanzialmente si prende una barra, diciamo così, bene, si alloggia la barra in una macchina. Adesso descrivo la macchina in maniera molto, come dire, rozza. Bene, qua e qui. Così. Naturalmente la barra è, come dire, afferrata, si chiamano afferraggi questi due oggetti, afferrata tramite esattamente questi due oggetti, va bene? Si vede inizialmente la distanza tra due punti della barra, che sarà, che ne so, L0, ok? Si allontanano gli afferraggi l'uno dall'altro, ok? Nell'allontanare gli afferraggi l'uno dall'altro si misura attraverso uno strumento speciale, si misura la forza che sta esercitando la macchina sulla barra, questo si chiama la cella di carico, per capire quanto vale il carico. Bene. Ok, qua c'è la forza applicata e naturalmente per effetto della forza applicata la barra si sta allungando. E che cosa facciamo noi? Abbiamo già visto una volta, facciamo questo disegnino, facciamo un diagramma tra la deformazione epsilon, ricordiamoci la deformazione sarebbe la differenza tra la lunghezza finale e la lunghezza iniziale rapportata alla lunghezza iniziale. Bene, questa è la deformazione, appunto, che abbiamo definito noi, l'unitesima. E si fa il rapporto appunto con la sigma, che è appunto il rapporto tra la forza applicata e la sezione, l'area della barra. Ok? E se uno appunto parte dallo zero, inizialmente sicuramente ci sarà un comportamento di questo materiale che all'inizio è certamente lineare, fondamentalmente lineare. Quindi all'inizio fa così fino a un certo valore. Bene. Poi avviene un fenomeno, diciamo, di snervamento, va bene? E dopo un fenomeno di snervamento ci può essere un po', come dire, di ancora incremento della tensione al variare della deformazione fino a che si raggiunge un limite massimo, poi c'è un tratto, diciamo, di softening, fino a che il materiale poi non si rompe, non si spezza completamente. Grazie.
Allora, questo voglio dire, ci fa capire che questo tipo di legame, va bene, potrebbe andare bene fino a che ovviamente noi siamo in questo limite, in questo limite di deformazione oppure di tensione, vedete? Se siamo in questo limite, cioè fino a che il valore della tensione è minore della tensione di snervamento, adeguatamente minore direi io, va bene? Effettivamente la risposta deformazione-tensione, questa risposta si può considerare lineare, va bene? E quindi una legge di questo genere può andare bene. Quando noi superiamo questo limite e andiamo con la deformazione per esempio a un valore più elevato, questo, bene, per esempio, e noi ci accorgiamo che se noi andiamo a scaricare il nostro provino, si ha che in effetti diciamo si ha un recupero elastico del materiale con un'elasticità che sostanzialmente è uguale a quella iniziale, più o meno uguale a quella iniziale, in maniera tale che a tensione nulla poi corrisponde una deformazione permanente che rimane, d'accordo? Che normalmente viene chiamata deformazione plastica. Bene. Allora, se noi vogliamo rimanere in questo quadro del problema dell'equilibrio elastico, dobbiamo assicurarci, uno, che effettivamente il campo degli spostamenti sia sufficientemente piccolo rispetto alle dimensioni del nostro oggetto, in maniera tale che le deformazioni sono date dalla parte sinistra del gradiente e che possiamo scrivere le equazioni di equilibrio nella configurazione indeformata. Questa è la prima ipotesi. Noi ci dobbiamo assicurare di questo. D'accordo. La seconda è che il comportamento dei materiali resti lineare. Cioè noi dobbiamo rimanere in questo range di deformazione oppure di tensione, in maniera tale da essere certi che questo tipo di equazione valga. Va bene? Benissimo. E fin qui mi sembra tutto abbastanza semplice. D'accordo? Non devo, come dire, stressare troppo il materiale alla fine. Dov'è che il problema un po' si può complicare? Allora, se noi avessimo da progettare o da verificare, diciamo così, delle strutture che sono fatte, sono caricate tutte quante solo in maniera monoassiale, non sarebbe un grande problema, perché andiamo nella struttura, calcoliamo localmente la deformazione e quindi la tensione e vediamo se questa tensione è minore di quella che ci viene dalla prova sperimentale, d'accordo? E quindi facciamo questa operazione e chiudiamo rapidamente, d'accordo? Il problema è quando noi abbiamo a che fare con elementi strutturali, con oggetti che sono soggetti a stati di deformazione e di tensioni che non sono più monoassiali. Vi faccio un esempio. Se io prendo la mia trave, no? E prendo la sollecitazione per esempio di taglio, anche solo puro taglio, vi ricordate? È chiaro che associata alla sollecitazione di puro taglio, nella generica sezione avrò non solo il taglio, ma anche la flessione. Il taglio mi fa nascere delle tensioni tangenziali, l'abbiamo viste, per esempio che possiamo calcolare la curva di Jurassic. Va bene? La flessione mi fa nascere delle tensioni normali. Quindi in quel caso non mi troverei in uno stato di tensione che posso confrontare direttamente con questa prova sperimentale. Perché non ci stanno solo tensioni normali, ci sono anche tensioni tangenziali. E naturalmente uno dice, va bene, allora potrei pensare di fare una prova dove nascono non solo tensioni tangenziali ma anche normali, non solo tensioni normali ma anche tensioni tangenziali, cioè potrei fare pensare una prova non monoassiale ma più complicata eventualmente, no? Dove posso far nascere altri tipi di tensione, ma ovviamente vi potete immaginare che il rapporto tensione normale tangenziale che può nascere nella trave soggetta a taglio cambia enormemente da punto a punto, enormemente da punto a punto. E quante prove dovrei fare io per poter fare una cosa del genere? Sarebbe impossibile.
sarebbe impossibile. Pensate a un'altra sollecitazione, ve la faccio un pochino, se vogliamo, anche più complicata. Pensate anche solo a un problema della trave che è soggetta, mettiamo, solo anche a flessione, ma contemporaneamente anche a torsione. E naturalmente nasceranno delle tensioni sigma 3,3, tensioni normali, va bene? Ma non solo quelle, perché per effetto della torsione nasceranno delle tensioni tangenziali, sigma 2,3, sigma 1,3. Ok? Quindi vedete che appunto abbiamo, come dire, un problema, perché non riusciamo a capire in maniera semplice e diretta, sapendo i risultati di questa prova, se in tutti i punti del nostro oggetto noi siamo ancora in un campo elastico oppure no. Perché? Perché, voglio dire, nel punto dell'oggetto non c'è solo una tensione normale, magari c'è anche una tensione tangenziale. Chiaro? Allora, questa cosa ha fatto sì che nascessero quelli che si chiamano i criteri di resistenza. Bene. Qual è la congettura del criterio di resistenza? La congettura è la seguente: uno ha una tensione delle tensioni sigma che avrà tutte le sue belle componenti, sigma 1,1, 1,2, 1,3, è simmetrico, 2,3, simmetrico, va bene, avrà tutte le sue componenti, va bene. Il criterio di resistenza è un criterio che in qualche modo estrae da questo, da tutto un tensore, una sorta di tensione unica equivalente. Va bene? E questa tensione unica equivalente, va bene, è una tensione che possiamo andare a confrontare in qualche modo con la tensione equivalente del monoassiale. Cioè, in qualche modo dobbiamo, è un criterio, no? Che dice questa tensione, questo tensore delle tensioni, che è fatto naturalmente da sei grandezze differenti, alla fine io lo compatto in un unico valore, diciamo così. Poi il modo di compattarlo ovviamente lo vedremo tra un attimo, ma l'idea è lo devo compattare in un unico valore, e questo unico valore lo vado a controllare, lo vado a verificare, a confrontare con il valore che mi viene dalla prova monoassiale. Ok? Come faccio a fare questa operazione? No? Di passare da questo tensore dove ci stanno appunto sei componenti a un unico valore. Devo in qualche modo cogliere il motivo per cui sta perdendo l'elasticità il nostro materiale. Devo capire perché il materiale perde l'elasticità. Devo andare a indagare su qual è il motivo che mi fa perdere l'elasticità del materiale. Bene. E naturalmente, voglio dire, nei secoli, negli anni, sono stati proposti nella letteratura diversi criteri di resistenza. Bene. Dai più antichi a quelli che ancora oggi, voglio dire, sì, ancora oggi ci sono delle proposte di criteri di resistenza. E non solo per materiali, come dire, nuovi, innovativi, ma anche per materiali quali il calcestruzzo. Ancora oggi si lavora per definire meglio, no, il criterio di resistenza, cioè il limite elastico, no? Qual è il limite elastico, fino a quale limite si può arrivare per avere un comportamento lineare del nostro materiale. Mi sono spiegato? Allora, uno dei primi criteri di resistenza è il criterio di Rankine. Naturalmente io, scusate, non passo dietro, vi ho spiegato il comportamento di un materiale che è duttile. Questo è un materiale duttile. In realtà non tutti i materiali ovviamente sono duttili, alcuni hanno un comportamento un pochino diverso da questo. E per esempio, cioè, ci sono materiali che hanno comportamenti di questo genere qui.
Questi sono materiali che si dicono normalmente coesivi, o fragili, se vogliamo, e sono caratterizzati dal fatto che intanto sin dall'inizio presentano un comportamento non tanto lineare, diciamo così. E poi quando raggiungono il picco poi hanno una fase di softening molto, molto accentuata, molto lunga. Questi si chiamano materiali fragili, per esempio. E c'è un'altra cosa che contraddistingue questi due materiali, questi due comportamenti diversi dei materiali, e cioè sul primo l'abbiamo già detto, quando facciamo una fase di carico e poi scarico, quando scarica parallelamente all'elasticità iniziale e rimane una deformazione inelastica residua, la deformazione viene chiamata plastica, va bene? I materiali invece fragili normalmente fanno così, cioè quando facciamo un ciclo di carico arriviamo fino a questo valore della deformazione, per esempio, quando andiamo a scaricare tendono più o meno a ritornare sullo zero, cioè all'origine, e cioè è come se si riducesse il modulo elastico secante, diciamo, durante l'evoluzione, durante l'evoluzione, quindi materiali tutti i materiali fragili. Ok, cominciamo con il primo criterio di resistenza, che è quello là di Rankine. Allora, Rankine dice, bene, voi avete sigma, che è il tensore delle tensioni, non lo riscrivo, ma insomma è la matricetta 3x3 che abbiamo segnato sopra. Va bene, la prima cosa che fate è calcolatevi le tensioni principali. Okay? Allora, vi calcolate le tensioni principali. Forse sto scrivendo troppo piccolo, scriviamo un po' più grande. Ok? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. D'accordo? Diciamo che questo limite qui si chiami sigma 0, il limite, diciamo, di proporzionalità, va bene? In cui la relazione tra sigma e epsilon è proporzionale. Allora noi, per essere certi che, per dire, la nostra tensione non sconfini il sigma 0, bene, questo criterio è basato su questa idea, e che non devono sconfinare nessuno dei tre valori principali. Bene. Cioè deve succedere che sigma 1 sia minore al più uguale a sigma 0, che sigma 2 sia minore al più uguale a sigma 0, sigma 3 sia minore o a più uguale a sigma 0. Va bene? Questo è in una prova di trazione. In realtà noi potremmo anche fare una prova di compressione. Allora, poi due sono i fatti che ci possiamo trovare. O il valore della resistenza a compressione nella prova sempre monoassiale è uguale a quello di trazione ma è cambiato di segno, oppure è proprio un valore diverso. Pensando che sia un valore diverso, e allora quello di trazione lo chiamiamo sigma primo, questo è il valore della trazione, resistenza a trazione, e quello di compressione lo chiamiamo sigma secondo, va bene, allora deve accadere questo. Deve accadere questo, va bene, che sigma 1 deve essere compreso tra il meno sigma 0 secondo, scusate, qua ho utilizzato questo tipo di notazione, sigma 0 secondo è il limite a compressione, però lo prendiamo come numero positivo, va bene? Perciò io ci ho messo il meno davanti, ok?
Siamo. Quindi sigma 1 è compreso tra meno sigma 0 secondo e sigma 0 primo. La stessa cosa sigma 2, la stessa cosa sigma 3. In altri termini possiamo anche dire che il max di tra sigma 1, sigma 2 e sigma 3 deve essere minore o uguale di sigma 0 primo. E il min di sigma 1, sigma 2, sigma 3 deve essere maggiore o uguale di meno sigma 0. Se scriviamolo qua sotto, se sigma 0 primo è uguale a sigma 0 secondo ed è uguale a sigma 0, allora queste due equazioni le possiamo scrivere così, che il massimo tra il valore assoluto di sigma 1, il valore assoluto di sigma 2 e il valore assoluto di sigma 3 deve essere minore o uguale di sigma 3. Ci siete? Cioè se A ha uguale resistenza a trazione e compressione, questa resistenza, la comune resistenza la chiamiamo sigma 0, ovviamente abbiamo i valori assoluti, il più grande dei valori assoluti deve essere minore o uguale di questa sigma 0. Bene, per Rankine, se questo, il nostro materiale rispetta questo criterio, il nostro materiale in questo stato di tensione sigma rispetta questo criterio, rimane in un campo elastico. Rimane in campo elastico. Allora, quello che si può vedere anche questo, qual è la forma del dominio elastico? Nello spazio delle tensioni, e naturalmente ci conviene fare questa cosa nello spazio delle tensioni principali, sigma 1, sigma 2, sigma 3, io ovviamente disegno il caso piano, quindi sigma 1, sigma 2, sigma 3 ovviamente nella direzione ortogonale, va bene? Nello spazio delle tensioni che cosa succede? Che deve capitare che sigma 1, guardiamo per esempio questo qua, vediamo questo, sigma, possiamo prendere anche questo, sigma 1 deve essere minore di sigma primo 0. Quindi se mettiamo qua sopra sigma primo 0, mettiamo questo a questo, sigma primo 0. Bene. Quindi sigma 1 deve essere comunque minore o al più uguale a sigma primo 0. Va bene? Nel caso proprio limite sarebbe uguale, no? E sigma 1 uguale a sigma primo 0 è l'equazione di una retta, ovviamente nello spazio è l'equazione di un piano, ma nella nostra rappresentazione sulla lavagna è l'equazione di una retta, no? Ed è l'equazione di questa retta qui. Vedete? Sigma 1 uguale a sigma 0. Scusatemi, ma è parallela a questa, insomma, deve essere parallela. Dall'altra parte, sigma 1, deve essere, vediamo quest'altro, sigma 1 deve essere maggiore o uguale di meno sigma secondo 0, un secondo qua, secondo 0, che sarebbe questa, sigma 1 deve essere maggiore o uguale di sigma secondo 0, di meno sigma, allora riportiamo qua sopra il meno sigma secondo 0, questo meno sigma 0 secondo, e ovviamente stiamo scrivendo l'equazione di quest'altra retta. Quindi se sigma 1 sta in questo intervallo, qua dentro il materiale per noi è elastico. D'accordo? Adesso facciamolo anche per sigma 2 e vediamo questa seconda relazione. Sigma 2 deve essere minore o uguale di sigma primo 0, ovvero possiamo, come al solito, qui mettere il valore di sigma primo 0, che è questo, e descrivere questa relazione. Ok? Ed ancora sigma 2 deve essere maggiore o uguale di sigma di meno sigma secondo 0. Quindi riportiamo qui meno sigma secondo 0.
Ok? Allora che significa? Che sigma 2 ha un comportamento, siamo certi che per sigma 2 ha un comportamento, diciamo, materiale, un comportamento lineare se siamo in questo intervallo qui. Bene, questo significa alla fine che per, tenendo conto di queste, disequazioni qua, queste quattro disequazioni, bene, allora la tensione fino a che rimane in questo dominio, il materiale rimane con un comportamento elastico. Quindi se ho una tensione che sta qui, per dire un punto qualsiasi, ho un comportamento lineare. Se buco il dominio e sto fuori, ovviamente vuol dire che avrò innescato dei fenomeni non lineari, sicuramente. Va bene? Ovviamente tenendo conto anche di queste ultime due disequazioni, immaginate che sigma 3 uguale a sigma primo 0 è un piano così, parallelo a quello della lavagna, va bene? E sigma 3 uguale a meno sigma secondo 0, un piano che sta dietro la lavagna, sempre parallelo, quindi alla fine il dominio delle tensioni, diciamo così, ammissibili è in campo elastico per Rankine è un cupo, è un cupo, d'accordo? Beh, questo è un criterio che viene sempre riportato nei corsi di scienza di costruzione, perché è probabilmente è un po' il primo, è certamente storico. Diciamo che oggi non si utilizza molto il criterio di Rankine, no, non è molto attinente realmente al comportamento dei materiali, o almeno di non tanti materiali. Quindi è un criterio semplice, ma ahimè non si utilizza tantissimo. Va bene? Può essere utilizzato qualche volta per materiali da un comportamento più fragile. Vediamo un altro criterio. Il criterio di Rankine è il criterio, come dire, della massima tensione, ovviamente. Questo lo chiamerei il criterio di Grashof. Allora, il criterio di Grashof in qualche modo ricorda, anche se poi le conseguenze che avremo saranno significativamente saranno significative, voglio dire, ci porta a un criterio abbastanza diverso, ma ricorda il criterio di Rankine, quello della massima tensione. Infatti il criterio di Grashof invece è un criterio basato sulla massima dilatazione. Vediamo che questo è massima tensione. E questo invece è il massimo di adesso. Va bene? E cioè è un criterio che io, come vi dicevo prima, i criteri di esistenza prendono una sigma e in qualche modo compattano e estraggono dalla sigma qualche cosa da confrontare con il risultato della sperimentazione monoassiale. E in questo caso, diciamo, nel caso della massima tensione sono state estratte tre quantità, che sono i tre valori principali, e sono state confrontate, ognuna alla resistenza che proveniva dalla prova monoassiale. Il criterio della massima dilatazione in realtà non parte direttamente
direttamente, non parte dalla tensione per estrarre questa quantità da confrontare, ma parte dalla dilatazione. Va bene? Cioè l'idea che, guardate, questa è un'idea che per i materiali ancora una volta fragili, è un'idea che ancora viene molto utilizzata. L'idea che sta sotto il criterio di Grashof, insomma, della massima dilatazione, è che quello che conta nella rottura, nel raggiungimento del limite elastico, non voglio neanche dire rottura, ma del raggiungimento del limite elastico, non è tanto la tensione, ma la deformazione che si raggiunge. Va bene? E quindi parte da epsilon, dal tensore delle deformazioni naturalmente, epsilon, e da epsilon estrae le deformazioni principali. Ok? Va bene? E sostanzialmente, come nel caso di prima, le deformazioni principali devono essere contenute entro dei limiti, lungo la direzione, di trazione e lungo la direzione di compressione. Quindi possiamo dire di nuovo che ε1 deve essere compresa tra una meno ε0 secondo e una ε0 primo, ε2 deve essere compresa da meno ε0 secondo e ε0 ed infine ε3 deve essere compresa tra meno ε0 secondo e ε0 primo. Bene, d'accordo? Ma ricordiamoci chi è ε1, ε2, quanto valgono ε1, ε2, ε3 in funzione delle tensioni, come dal legame costitutivo naturalmente. Quindi possiamo ricordarci che ε1 altro non è che 1 su E, legame costitutivo, lo ricordate queste formule? Sigma 1 meno ni sigma 2 più sigma 3. Ok? ε2 è uguale a 1 su E sigma 2 meno ni sigma 1 più sigma 3. ε3 è uguale 1 su E sigma 3 meno ni sigma 1 più sigma 3. Ok? Poi inoltre ci possiamo anche ricordare che chi è ε0' e ε0' quando stiamo facendo una prova di tipo monassiale, no? Quando stiamo facendo una prova di tipo monassiale, ε0' altro non è che quella che abbiamo chiamato già σ0' diviso E, e ε0' altro non è che quella che abbiamo chiamato σ0' diviso E. Nella prova di tipo monassiale, va bene? Ma questo che significa? Ovviamente significa che queste stesse relazioni, vedete, le possiamo scrivere in termini di tensioni. Basta che al posto di ε1, 2 e 3 ci andiamo a sostituire queste espressioni, va bene? E al posto di ε1' 0 e ε2' 0 queste espressioni, no? Ci siete? Quindi questa prima equazione la posso scrivere, ovviamente 1 su E poi si semplificherà con 1 su E, quindi 1 su E non lo metto da nessuna delle parti. La prima equazione mi diventa che sigma 1 meno mi sigma 2 più sigma 3 deve essere minore o uguale di sigma 0 primo e deve essere maggiore o uguale di meno sigma 0 secondo. Ci siete? E questa è la prima equazione. E poi la seconda e la terza, scriviamole, questa è sigma 2 meno ni sigma 1 più sigma 3
minore uguale sigma 0 primo, maggiore uguale meno sigma 0 secondo. Ed infine sigma 3 meno mi sigma 1 più sigma 2, minore uguale sigma 0 primo, maggiore uguale di meno sigma 0 secondo. Quindi vedete, siamo di nuovo ritornati a scrivere delle relazioni in cui ovviamente compaiono delle tensioni, anche se basato sul criterio della massima dilatazione, diciamo, le condizioni che stiamo imponendo sono sulle tensioni. Ovviamente avremo bisogno sicuramente di Ni, che gioca un ruolo fondamentale in queste equazioni. D'accordo? Va bene, vediamo che cosa diventa, almeno diciamo, nel piano sigma 1, sigma 2, qual è la forma del dominio in questo caso. Va bene? Allora, che cosa dobbiamo fare per trovare la forma del dominio? Dobbiamo immaginare di trovarci su una situazione limite, sempre su una situazione limite, ok? Cioè dobbiamo immaginare che questa quantità sia esattamente uguale a sigma primo 0 per trovare la situazione limite, no? Oppure che questa quantità sia uguale a meno sigma secondo 0. E così via, che questo sia uguale a sigma primo, e così via, d'accordo? Facciamo così, analizziamo il caso piano, va bene? Se analizziamo il caso piano, noi dobbiamo pensare che sigma 3 è uguale a 0, va bene? Siamo nel caso in cui sigma 3 è 0, va bene? Allora, scriviamo le condizioni in queste equazioni, come dicevo che io, come le chiamo prima, le condizioni limite, le equazioni al limite, però le scriviamo già prendendo sigma 3 uguale 0 direttamente, ok? E quindi la prima equazione diventa sigma 1 meno mi sigma 2 uguale a sigma primo 0. Questa è la prima equazione, ok? Poi prendiamo quest'altra equazione qui, la prendo da qui, guardate, li avvicino, non le metto tutte perfettamente in linea, perché poi ne dovrò scrivere sia queste che queste altre, va bene? Allora ho bisogno di più spazio. Quindi scriviamo la seconda e questa, diciamo questa, sigma 2, anzi, sì, se vogliamo possiamo anche scrivere questa e poi questa, facciamo così, d'accordo? E quindi la stessa cosa, sigma 1 meno mi sigma 2 uguale a sigma secondo 0, ok? Abbiamo scritto quindi questa condizione limite, questa condizione limite, ok? Ci siete? Poi scriviamo questa condizione limite, sigma 2 meno mi sigma 1 uguale a sigma primo 0. Poi scriviamo anche sigma 2 meno mi sigma 1 uguale a sigma secondo 0, meno sigma secondo 0. E poi ancora le altre due condizioni limite sono queste, meno mi sigma 1 più sigma 2 è uguale a sigma primo 0, ok? Poi meno mi sigma 1 più sigma 2 è uguale a meno sigma sigma 0. Ecco qua, sono le sei condizioni limite, va bene? Queste sei condizioni limite corrispondono, guardate, nel piano sigma 1, sigma 2 sono tutte equazioni dirette, lo vedete? Sono tutte equazioni dirette. Quindi mettiamoci nel piano sigma 1, sigma 2 e vediamo come sono fatte queste rette. Come nel disegno precedente, immaginiamo che sigma secondo 0 è più grande di sigma primo 0, numericamente maggiore. Questo è un sigma secondo che è finito sotto questa linea.
che questo valore è più grande di questo, cioè la resistenza a compressione, diciamo così, è maggiore della resistenza a trazione. Immaginiamo questo. Va bene? Ok. Cominciamo da questa qua, è l'equazione di una retta, va bene? Prendiamo sigma 2 uguale 0, va bene? Se sigma 2 è uguale a 0, ovviamente sigma 1 è uguale a sigma primo 0. Ecco, allora mettiamo che questo è il sigma di 0. La prima equazione ci dice che quando sigma 2 è 0, sigma 1 è uguale a sigma primo 0, ok? Rimaniamo sempre nella prima equazione, troviamo un secondo punto, così se troviamo due punti di una retta poi facciamo la retta, d'accordo? Adesso immaginiamo che sigma 1 è 0. Sigma 1 è 0 ci dice che sigma 2 è uguale a meno sigma 0 primo diviso ni, ok? Fate conto che ni è un numero che, ci ricordiamo, va da teoricamente, come vi dico, come era tra meno 1 e un mezzo, praticamente tra 0 e un mezzo, bene, perché i negativi non sono dei valori di costruzione. E quindi voglio dire, se io faccio sigma 0 primo diviso ni, mi viene un numero più grande di sigma 0, abbastanza più grande. Facciamo un'ipotesi, no? Se ni è uguale a 0,1, significa dividere per 0,1 significa prenderlo 10 volte più grandi. Se lo facciamo 0,15 sarà 6 volte più grande, insomma, di questo parliamo. Quindi, ed è sull'asse negativo della sigma 2. Quindi questo secondo punto sarà questo qui, diciamo che sia questo, e questo punto sarà appunto meno sigma 0 primo diviso ni. Ok? Ci siete? E questa sarà la retta. Questa sarà la retta definita dall'equazione 1. Bene. Questa è la retta definita dall'equazione 1. Ok. Vediamo sempre prima tutti quelli di sigma primo 0, quindi andiamo sull'equazione 3, ok? Andiamo qui. Nell'equazione 3 che troviamo? Che se sigma 1 è 0, sigma 2 è uguale a sigma primo 0, ok? Quindi siamo su sigma 2 e dobbiamo riportare questo valore qui. Questo qua sarà sigma primo 0, ok? E sarà un punto, il primo punto della retta 3, ok? L'altro punto come facciamo a ritrovarlo? Come prima, cioè poniamo a questo punto sigma 2 uguale a 0, e sigma 1 a questo punto sarà pari a meno sigma primo 0 diviso n, ok? E quindi è questo valore qui è esattamente uguale a questo valore qui, però lo dobbiamo riportare sull'asse della sigma 1, dobbiamo riportarlo sull'asse sigma 1, diciamo che sia questo, più o meno ci siamo, un po' meno forse, così, più o meno si trova, e questo è di nuovo meno sigma primo 0 diviso n. Quindi la seconda retta è quella che passa di qua e di qua. Guardate, queste due rette hanno, rispetto alla bisettrice, l'inclinazione in qualche modo opposta. Quindi si devono incontrare così. Va bene, più o meno. Ci siamo? D'accordo? Va bene, voi ci avete il righello, i quadrettini, quindi viene meglio. Allora, passiamo alle... questa era la 1, aspettate, la 1 la metto qua.
è la 1, questa è la 3. Andiamo alla 5, andiamo all'equazione 5, va bene? Che sarebbe questa? Ok? Allora, guardate, io ho che se prendo sigma, facciamo sempre sigma 2 uguale 0, va bene? Sigma 1 mi verrà uguale a meno sigma primo 0 diviso n. Quindi quest'altra retta, la retta numero 5, passa da qui, da questo punto. Ok? Se invece prendo sigma 1 uguale 0, va bene? Avrò che sigma 2 sarà uguale a meno sigma primo 0 diviso n, e cioè passa da qua. Ok? Quindi la terza retta che stiamo descrivendo è questa. Bene. Questa è quella che noi chiamiamo la retta numero 5. Bene. Quindi già stiamo delineando, se volete, stiamo delineando questo dominio così. Lo vedete? Perché per rimanere nel campo elastico devo rispettare intanto queste tre equazioni contemporaneamente, quindi sicuramente devo stare qua dentro, sicuramente qua dentro non posso uscire su per stare nel campo elastico. Adesso devo vedere le altre tre equazioni che cosa mi dicono. Ok? Allora, adesso immaginiamo, appunto, che abbiamo settato sigma primo 0 come valore, abbiamo un sigma secondo 0 che è diverso, immaginiamo che è un po' più grande, va bene? Immaginiamo un po' più grande. E allora passiamo, come al solito, da questa equazione qua, va bene? E poniamo sigma 2 uguale a 0, va bene? Sigma 2 uguale a 0 ci dice che sigma 1, è uguale a meno sigma secondo 0. Ok? Allora, diciamo che se questo è il sigma primo, facciamo che il sigma secondo è più grande e sta qui. Va bene? Diciamo che sia questo. D'accordo? Questo valore che sto segnando qua, questo è il sigma secondo 0, cambiato di sigma, meno. Bene, è chiaro il disegno finora? Ma naturalmente nell'equazione, per trovarmi l'equazione della retta numero 2, devo trovare un secondo punto, come abbiamo fatto prima. Quindi adesso che faccio? Prendo sigma 1 uguale a 0, ok? E faccio che sigma 2 deve essere uguale a meno meno diventa più, quindi sigma 2 è uguale a sigma secondo 0 diviso n, ok? Ed è positivo, quindi sto qua sopra. Allora, se questo è meno sigma 0 primo diviso n, se io faccio il sigma secondo diviso n, deve essere più grande, ovviamente. Adesso il disegno forse non renderà completamente giustizia, però facciamolo adeguatamente più grande, ma insomma, se questo era così, questo è andato a finire qui, diciamo qua, ci siete? E questo è il sigma secondo 0 diviso n. Bene? Quindi finalmente ho due punti della retta numero 2, li unisco e trovo appunto la retta. Questa è la retta numero 2. Va bene? Ci siete? Passo a questo punto all'equazione numero 4. Guardate, l'equazione numero 4 è molto simile all'equazione numero 2. Basta scambiare l'1 con il 2.
è la stessa differenza che c'era quando abbiamo fatto l'equazione 1 con l'equazione 3. Quindi dall'equazione numero 4 facciamolo, però insomma già sappiamo cosa ci possiamo aspettare. Allora, equazione numero 4, poniamo sigma 2 uguale 0 e sigma 1 sarà sigma secondo diviso mi. Va bene, positivo ed essere uguale a questo, quindi prendo questo valore qua, me lo riporto sull'asse della sigma 1, ok? Quest'asse. Diciamo che così lo vedete giusto? Lo vedete corretto così? Più o meno? È più o meno uguale a questo, di più. Va bene? Quindi questo è il primo punto della retta numero 4, ok? Secondo punto della retta numero 4, pongo sigma 2 uguale a 0. No, scusa, l'ho già fatto. Pongo sigma 1 uguale a 0. Ok? Se pongo sigma 1 uguale a 0, mi viene che sigma 2 è uguale a meno sigma secondo 0. Va bene? Allora, se questo era il sigma secondo 0, lo devo riportare qui. Sarà questo. Questo è sigma secondo 0. Meno, e ovviamente unisco questo punto con questo punto qui. Bene, allora questa è la retta numero 4. Va bene? Ed infine ho la retta numero 6, va bene? E la retta numero 6 mi dice che se sigma 2 è uguale a 0, sigma 1 è uguale a sigma 0 secondo, positivo, lo vedete? Cioè se sigma u 2 è uguale a 0, sigma 1 è questo, questo valore qua. Se invece sigma 2 è uguale a 0, scusate, se invece sigma 1 è uguale a 0, sigma 2 è uguale a, no, scusatemi, è diviso in mi, questo non l'abbiamo scritto, ma questo qua è sempre sigma 0 secondo diviso in mi, quindi ripetiamo. Se sigma 2 è uguale a 0, sigma 1 è uguale a sigma secondo diviso il mi, che sarebbe questo punto qui, ok? Se invece sigma 1 è uguale a 0, sigma 2 sarà sigma secondo, di nuovo sempre diviso il mi, che è questo punto qua, qua che sta qua sopra. Quindi anche qua devo unire questi due punti. E questa è la retta, l'ulteriore retta, va bene? Che è la retta numero 6. Va bene? In definitiva, quest'altro set di equazioni, cioè il 2, 4, 6, ci danno queste rette qui. 1, vedete? 2 e 3. Ok, ovviamente la tensione deve rispettare tutte le diseguaglianze, quindi deve stare nell'interno dell'interno di tutti. E qual è allora il dominio elastico? Beh, il dominio elastico è dato da questa, da questo poligono, diciamo. Che è in questo caso un pentagono. Naturalmente, voglio dire, questa forma di questo poligono, cioè il numero dei lati soprattutto di questo poligono, cambieranno in funzione di quanto vale sigma primo 0, sigma secondo 0, il rapporto tra i due, e naturalmente anche in funzione del rapporto di Poisson. Quindi in funzione di questi tre parametri possiamo avere diverse forme, diverse forme. Questa è una di quelle possibili. Bene.
Questo è il criterio della massima dilatazione, bene? Che, vi ripeto, è un criterio che per i materiali fragili, per i materiali appunto come li chiamiamo di noi, coesivi, e vi sto dicendo materiali coesivi intendo dire il calcio e struzzo, la muratura, insomma questi materiali lapidei, insomma magari non esattamente in questa forma, ma come idea, il fatto che sia la dilatazione che comanda nel raggiungimento della crisi può essere è un punto importante, una cosa che si utilizza. Bene, dimmi, cosa? Okay. Va bene, ci fermiamo un minuto? No?